mattina a Vibo Valentia e soprattutto cosa accadrà in futuro? Oggi è una bella giornata per Vibo Valentia, oggi appunto ho convocato questa conferenza stampa per annunciare ciò che sono riuscito a fare in manovra di bilancio con un iter a lungo, però si è concluso ritengo nella maniera migliore possibile. Arriveranno 36 milioni di euro, tutti destinati in questo caso alla provincia di Vibo nel triennio 2023-24-25, e tutti i 50 comuni della provincia di Vibo Valentia otterranno un finanziamento per realizzare opere importanti, per cui per me è una bella giornata. Sono riuscito a unire un territorio troppo spesso diviso e sono felicissimo. Chiariamolo anche per chi ci ascolta: si tratta di fondi che naturalmente seguono una gestione ben diversa dagli altri fondi, quelli del PNRR, di cui si parla tanto in questi mesi. Sì, assolutamente sì, sono fondi statali, fondi ottenuti attraverso un emendamento in manovra di bilancio, e quindi sono fondi ad hoc che con tanti sacrifici sono riuscito a ottenere. Onorevole, fra i temi caldi della Calabria in questo momento, DL Cutro e Ponte sullo Stretto, il governo però prosegue sulla sua strada. Sì, noi abbiamo le idee chiare, quindi andiamo avanti col Ponte sullo Stretto, che riteniamo essere un'opera fondamentale non solo per la Calabria e la Sicilia ma per l'intero paese. Le altre infrastrutture? Le altre infrastrutture abbiamo appena iniziato, di lavoro ce n'è tanto, lo sappiamo, ma abbiamo la voglia di realizzare più cose possibili in questo nostro mandato. Il territorio è pronto ad accogliere questi fondi? Ma spero di sì, ci dovrà essere un grande lavoro, mi aspetto che i sindaci facciano la loro parte, perché non ci possiamo permettere di dilapidare un'occasione come questa. Ci sono già progetti definiti? Sono tutti definiti, sono stati definiti con i sindaci, ogni sindaco mi ha fatto una richiesta e quindi nell'accordo di programma sottoscritto tra Ministero, Regione e Provincia i fondi sono vincolati, ma sulla base delle richieste dei sindaci.